Lo spazio cosmico, senza limiti e senza tempo. Immenso teatro di esplosioni astrali e di continua turbolenza. Sfondo senza confini per occasionali e fiammeggianti viaggiatrici, le comete. In principio le comete terrorizzavano l'uomo. Egli aveva capito che erano segnali di incombenti catastrofi, ma col passare del tempo l'uomo si abituò, assegnò dei nomi alle comete e aspettò che arrivassero come dei vecchi amici. Questa che vedete viene dalla parte opposta del Sole e si sposta nello spazio a circa 200.000 km l'ora. Non è mai stata vista da nessuno, fino a oggi. Questa è la fascia di asteroidi. Una enorme discarica di metalli e rocce in un'orbita solare tra Giove e Marte. Milioni di frammenti. Alcuni piccoli come un pugno, altri grandi quanto una città. E fra questi ultimi, Orfeo, con un diametro di oltre 30 chilometri, rimasto indisturbato per una infinità di secoli. Dottor Paul Bradley è a bordo? Chi lo cerca? Abbiamo ordini dalla NASA di rintracciare il dottor Bradley. È con voi? Si tratta dell'emergenza. Ma noi stiamo vincendo una regata. Fermatevi o vi traversiamo la rotta. Va bene, fermiamo. Il signor Sherwood mi ha detto solo di farla sbarcare e di spedirla subito a Houston. C'è un jet privato a sua disposizione. Sul serio mi avrebbe traversato la rotta? Senz'altro. E io l'avrei speronato.
Andando subito a picco, credo. Non te ne andare. Riscendo subito. Dottor Bradley, sono contenta di rivederla. Sono contento anch'io. Mi deve $10. E perché? Ho vinto a golf quella gara. È un gran piacere per $10. Sì? Il dottor Bradley è qui. Lo faccia passare subito. Sì, è la sua. È stato il capo. Ah, ciao Paul, come stai? Vieni, vieni. Scusa per la seccatura, eh? Figurati. Sì, sono stato io. Ho chiamato tua moglie per farti mandare qui una valigia. Ufficio del signor Sherwood? No, in questo momento non posso. È molto occupato, la faccio richiamare io. Io non sapevo che vi eravate. Hai già conosciuto il generale Easton? Sì, credo a Washington, salve. Grazie di essere venuto. Sam Mason, nostro capotecnico. Salve. Peter Watson, ufficio operazioni. Se tu posi quella roba, io intanto ti preparo un whisketto, eh? Fallo doppio. Bene. Lo versi per tutti, capo. Perché non ci sediamo un momento? Togliti il soprabito. Quanto è lunga la sua barca? 17 metri. Stanno succedendo un sacco di cose, Paul. E nessuna piacevole. Harry, ho lasciato la NASA 5 anni fa. Cosa vuoi da me? Adesso ti spiego. Signori, sedetevi. 7 giorni fa, l'osservatorio di Palomar ha annunciato la scoperta di una nuova cometa. Tenga. Grazie. Niente di eccezionale nella notizia. Ne scoprono almeno 9 o 10 ogni anno, sia loro che gli altri osservatori. Ma quello che è strano è dove essa è diretta. La fascia di asteroidi. Continua. Quando mi hanno avvertito, era a circa 320.000 chilometri dalla fascia, più o meno. Challenger 2, la sonda spaziale verso Marte, era nella stessa zona, comandata dal figlio del generale Easton. Ho preso contatto con loro. Dopodiché ho cambiato il loro programma. E questo venerdì scorso. Perfettamente. Che ne direste di fare una piccola deviazione? Servirà a spezzare la monotonia. Che intendete per piccola? 2 giorni, 4 ore e 32 minuti. Non pregiudicherà i nostri orari? Non preoccuparti degli orari, Tom. Regoleremo tutto noi da qui. Ma il tuo appuntamento con Marte è rimandato. Fate come volete. Dove ci mandate? Verso gli asteroidi. Affermativo. A fare cosa? C'è una cometa che attraverserà la fascia. Ci passano continuamente. Per questa però è la prima volta. Forse è stata strappata dalla sua orbita dalla trazione gravitazionale di Giove. Di che dimensioni è? Ha un diametro di circa 500 chilometri. Per cui il suo nucleo è così grosso da provocare guai se colpisce qualche cosa. Sta puntando dritta su Orfeo, che è quel corpo grosso al centro. Dove vuoi che sostiamo? Fermatevi a fianco di Vesta, a circa 25.000 chilometri sul nostro lato. Ci arriverete almeno 3 ore prima che appaia la cometa. Raccogliete tutti i dati possibili sulle dimensioni e le caratteristiche orbitali. Anche fotografiche? Il più possibile. Abbiamo già iniziato le procedure qui. Per cui vi faremo cambiare rotta fra 5 minuti. Mio padre è lì con voi? Sì, è qui. Salutalo. Già fatto. Come ho già detto, questo succedeva venerdì. Ieri, cioè domenica mattina, erano circa le 11, si sono messi in parcheggio, come era stato stabilito. Thank you.
Ci vedi? Sì, benissimo. Vuoi zoomare su Orfeo adesso? Certamente. .281 47 gradi. Magnifico. Allora dacci qualche informazione. Te le passo subito. Per circa un'ora e mezzo hanno scrutato la fascia di asteroidi. E poi quello che aspettavamo è apparso sullo schermo. È in piena rotta di collisione. Ci passerà in mezzo come una goccia d'olio. Andate via da lì! Si è frantumata in milioni di pezzi! Non riuscirò mai a darmi pace per questo. Avrei dovuto immaginare quello che poteva accadere. Non è colpa sua. Avremmo dato tutti gli stessi ordini. Chi è al corrente del fatto? Per il momento nessuno. Ma dobbiamo rilasciare un comunicato dopo questa riunione. Perché mi hai chiamato? C'è un frammento di Orfeo piuttosto voluminoso che punta sulla Terra. Ci sono anche un'infinità di piccoli pezzi che lo affiancano e lo precedono. Ma quello che ci preoccupa di più è il più grosso. Calcoli precisi finora non ne sono stati fatti, ma fra 6 giorni potremo essere colpiti. Dobbiamo fare il possibile. È proprio per questo che ho voluto gli Hercules in orbita. Paul, lasciami finire. Ho indetto una riunione al comando NASA a Washington per domani mattina. Lucas, Steinberg, Fillmore ed altri che conosci sono stati convocati. Voglio che sia presente anche tu. Verrò alla riunione. Sei un amico, Paul, grazie. Ho fatto ritardare un volo di linea. Partirai fra un'ora. Materiale aggiornato degli Hercules, così potrai ripassarteli in aereo. Verranno a prenderti all'aeroporto, la camera è già prenotata. Gladys ti darà un acconto sulle spese. Se mi metti anche una scopa al sedere, ti spazzo il tappeto uscendo. Cordiale come un bisonte. Domani. La guardia costiera ha rimorchiato la barca di Ron Samuelson piuttosto mal ridotta. Fra le altre 9 che non hanno terminato la gara c'era il Maverick, che è stata squalificata per una scorrettezza alla partenza. La Mary B. di John Slavens ha urtato lo Swan di Arnold Parker. Entrambe le barche sono state costrette al ritiro per i danni riportati. Ma la grossa sorpresa del giorno è stata fornita dal Blight Spirit del dottor Paul Bradley, che si è ritirato dalla corsa senza una ragione apparente. John Dunning ha avuto una discussione con Bruce. Sì? Lo so che è tardi, ma volevo salutarti. Paul! Come stai? Ti credevo in barca? Vado a Washington. I ragazzi? Ah, Jimmy ha il raffreddore. Julie se l'attaccherà, come sempre. Solite baruffe per i lavori di casa e a parte questo tutto bene. Perché vai a Washington? Non lo so neanche io. Ti ho telefonato per farti sapere dove mi trovo. E tu come stai? Oh, non mi lamento. Paul. Salutami, ragazzi.
un frammento di Orfeo diretto contro la Terra, è di grosse dimensioni. Ci sono anche un'infinità di spezzoni che lo affiancano e lo precedono, ma è quello grosso che ci preoccupa. Calcoli precisi non sono stati fatti, ma fra 6 giorni ci potrebbe venire addosso. Il mistero circonda il disastro della sonda. Michael McKendrick, Tom Easton. Che cosa non ha funzionato? Fortuna che il pubblico non sa la verità. Scusa il ritardo. Anche gli altri non scherzano. Adesso ti spiego l'arcano. O siamo nella stanza sbagliata o tutti quei cervelloni sono in giro per Washington. Non verrà nessun altro. Lucas, Fillmore, Steinberg. Non li ho invitati. Perché? Lo sai meglio di me il perché. Perché non ci servono a niente. Tu hai creato gli Hercules. Ah, finisci la pole, è acqua passata. Non puoi riscavare certi rancori. Io non riscavo proprio niente. La cosa è quanto mai attuale. Senti, la trasformazione degli Hercules non è stata un'idea mia. Trasformare cosa? Che c'è da trasformare? Puoi starmi a sentire, poi. L'Hercules non è stato mai concepito come arma nucleare, con 14 testate puntate contro la Russia. Non solo contro la Russia. O la Cina, o qualunque altra nazione. Erano progettati per essere lanciati all'esterno, non sulla Terra. Ma erano previsti come una difesa proprio contro quei pericoli che ci minacciano ora. Ma scusa, Paul, non feci l'inferno a suo tempo? Sì, sì. Non ti ho difeso quando ti sei dimesso? Sì. Allora stammi a sentire. Vuoi fermarti un momento? Quella meteora è larga più di 8 chilometri e ci sta venendo addosso! Farà un buco tanto grande da inghiottire l'Atlantico se non riusciamo a fermarla. Cosa? 8 chilometri? E adesso vattene se vuoi. Ci pensi il generale Adlon? Non dipendono da lui gli Hercules. Adlon è un uomo valido, tecnicamente. Ma ha i paraocchi e tu lo sai. Dobbiamo trovare il modo di estrometterlo. E questo è il primo problema. Problema numero 2. Ci sono un centinaio di personalità in questo paese tanto stupide da opporsi all'impiego degli Hercules per le inevitabili conseguenze politiche. E io, secondo te, cosa dovrei fare? Aiutarmi a scavalcarli. E va bene, rompiscatole. Ti aiuterò, ma non tollero interferenze. Nessuna interferenza, ti do la mia parola. I missili devono essere regolati di nuovo e per farlo abbiamo soltanto 5 giorni. Sto da Maria Rosa, 2 secondi, voglio prenderti polveras, vado a corte su di. Chi fa che gli attacchi lo blues? Sarò smitto un po'. Questi tu gestori di mobili, vuoi svolgi? Non mi stiede velle vi sfesazza per telefono se non so. Le pregati che abstaiatelstva. Non so se non avrei contatto con i signori miei stati, ma che avrei smogli per l'estia e ne pure da psus genis precedazielem. Spero che nessuno sia stato così sconsiderato da prendere contatto con i russi a questo proposito. Sarebbe estremamente inopportuno che si vengano messi... Nessuno farebbe una cosa simile senza il suo permesso, signor ministro.
Ma stia tranquillo che sanno tutto quello che c'è da sapere su questa meteora ormai. Quello che forse non sanno è quello che noi stiamo progettando. Da dove cominciamo la discussione? Perché mi auguro ci sia ancora da discutere. Generale Adlon, posso assicurarle che nessuna decisione è stata ancora presa. E scopo di questa riunione è proprio quello di stabilire le decisioni da adottare. È lei a capo del progetto Hercules. E se il risultato di questa riunione sarà di far uso dei missili... Non possiamo usare niente altro. L'unico mezzo di cui disponiamo è l'Hercules. È matto! Che gli Hercules sono in orbita è un segreto che soltanto noi sappiamo. E deve rimanere un segreto. Non li abbiamo mai denunciati. E se lo facessimo adesso, bisogna noi ci bisogna farlo! Non si può mantenere il mondo all'oscuro sugli avvenimenti. Quando saprà che un gengillo di 8 chilometri viaggia contro la Terra a 50.000 chilometri l'ora, il pubblico vorrà sapere cosa contiamo di fare per salvarci. E lei vorrebbe annunciare a tutto il mondo che abbiamo mandato dei missili nucleari in orbita in palese contrasto con tutti gli accordi internazionali finora stipulati. Sarebbe un invito a farsi chiamare bugiardi e guerrafondai. Ci chiamerebbero assassini se non lo facessimo. Lei cosa vorrebbe fare? Pensa di fermare quella massa con le fionde o con la contraerea? Per favore, silenzio! Dottor Bradley, vuole dirci per cortesia cosa succederebbe se questa meteora ci colpisse? Una massa di roccia, larga un chilometro, che viaggia a 50.000 km l'ora, scaverebbe un cratere largo 80 km e profondo 5. Questa meteora è larga 8 km e la sua forza di impatto è uguale a 2.500.000 megatonnellate di TNT, cioè almeno 10 volte più poderosa del più violento terremoto che sia mai stato registrato. Scaraventerebbe nell'atmosfera 5 miliardi di tonnellate di terra, riducendo le radiazioni per decenni e decenni. Potrebbe provocare un'altra era glaciale. E se l'impatto non avvenisse? È un'eventualità da considerare. Tutte le attrezzature scientifiche... Lei ha già sbagliato una volta, e precisamente quando ha mandato Challenger 2 fuori dalla sua rotta. Non voglio continuare a starlo a sentire. Signori, per favore, facciamo un po' di silenzio. State calmi, vi prego. Dottor Bradley, dove va adesso? A prendere aria. Non mi interessa quello che la Russia dirà dell'America o viceversa. Vi ho detto quello che accadrà quando saremo colpiti dalla meteora. Ma se credete di poterlo evitare seppellendo la testa sotto un mare di fango, fate pure. In attesa di una vostra decisione sarò al bar qui di fronte. Tornerò qui fra poco. Devo sottoporre la faccenda al presidente. Faccia presto, perché il tempo è limitato. Mandiamo ora in onda la registrazione di una trasmissione fatta dalla BBC questa mattina. Il gabinetto inglese si è riunito questa mattina per discutere l'annuncio fatto dall'osservatorio di Jodrell Bank che un pezzo di asteroide scaraventato fuori orbita da una cometa è su una probabile rotta di collisione con la Terra. Se questo fosse vero, vorrebbe dire che in meno di una settimana questo oggetto gigantesco colpirebbe il nostro pianeta provocando danni inestimabili ed una infinità di vittime. Ci risulta intanto che il primo ministro è in continuo contatto con il presidente degli Stati Uniti, al quale ha offerto la nostra massima assistenza e collaborazione. Noi riteniamo deplorevole che il pubblico americano debba dipendere dalla BBC per essere informato di fatti che tutti hanno il pieno diritto di conoscere. Io ritengo deplorevole non avere ancora un whisky. Un whisky? Sì, signore. Fammelo doppio. Anche a me. Subito. Com'è finita? Sta consultando il presidente. E se quello dice di no? Gli Eagles hanno attaccato fino a questo momento. Ora il punteggio è di 7-0. Un paio di anni fa mio figlio Andy cominciò a lamentarsi per certi dolori al ventre. Con tutte le porcherie che mangiano i bambini oggi non gli dette molta importanza. Ma lui continuava a lamentarsi. Così, dopo averne parlato con mia moglie, decisi di consultare un dottore. Tanto per mettermi al sicuro. Appendicite, disse il dottore. Miriam disse, aspettiamo fino a domani, vedrai che il dolore scomparirà. Povera Miriam, non sopporta l'idea di un'operazione. Quella sera, andando a letto, lei scoppiò di botto a piangere. Allora andai in camera del ragazzo, lo presi e lo portai in clinica. 6 ore dopo l'operazione era terminata. Andy stava meglio e sorbiva tranquillamente un gelato. E Miriam? Miriam era tutta un sorriso. Hai capito la morale? Yeah.
Ma come fai a farmi intrufolare in un posto da dove posso lanciare una mezza dozzina di testate nucleari senza che Miriam lo sappia? Lo farò. Ci riuscirò se non c'è altra via d'uscita. C'è il signor Sherwood qui? Sì, sono io. Telefono. Può prendere la comunicazione da lì dietro. Grazie. Destra gli passa fulminamento la palla, calcia il tempo che segna così la sua seconda meta. Collina delle 40 yard. La promessa ben consegnata è stata coronata da successo. Ora vediamo gli uomini che cercano di riorganizzarsi. Si riorganizzano per passare al contrattacco. In questo momento si è formata una mischia da qui. No, signor ministro, preferirei non richiamare. La prego di restare in linea, per favore. Sì, il dottor Bradley sta controllando i dati per accertarsi. Sì, signore, credo che sia urgente. No, signore. Paul? Un attimo. È quasi pronto, signore. Allora, qual è la risposta? Come sta con il cuore? Confermato? Confermato. L'Hercules è leggero. Signor ministro, è stato confermato. Quindi lei mi sta dicendo che anche se denunciassimo gli Hercules e se io vi dessi l'autorizzazione a variarne il puntamento, occorrerebbe sempre altra potenza esplosiva? Più megatonnellate nucleari, più missili? Esatto, signor Presidente. Signor Ministro, disponiamo di altri missili? Non in orbita. E allora che diavolo possiamo fare? Usare la bacchetta magica? Signor Presidente, vorrei che mi confermasse quanto sto per dirle. I russi hanno gli equivalenti dei nostri Hercules già in orbita. È vero o non è vero? Vero. Signor Presidente, ci occorre la potenza combinata dei nostri e dei loro. Non ammetteranno mai di avere quei missili. Li costringeremo ad ammettere. E come? Generale Adlan, per il momento e finché questa crisi non sarà risolta, pongo il dottor Bradley a capo dell'operazione Hercules. Confido che lei gli darà tutta la sua collaborazione. Mi ritengo un buon ufficiale e come tale è mio dovere eseguire qualsiasi ordine lei... Ne ero sicuro. Sentite, credo di avere una soluzione per questo problema. Dove posso trovarvi questa sera? Rientriamo a New York immediatamente. Ascoltate la mia trasmissione in TV alle 8. È tutto, signori. Grazie. Voi vi preparerete a chiedermi quali provvedimenti siano stati presi per evitare che questa meteora entri in collisione con la superficie terrestre. Ho il piacere di informarvi che rendendosi conto che una tale eventualità potesse verificarsi, il governo americano, in collaborazione con i tecnici più qualificati che ha a sua disposizione, elaborò anni fa un progetto per fronteggiare questa emergenza. E questo progetto è stato battezzato Hercules. Che cos'è l'Hercules? L'Hercules è un satellite armato orbitante con le sue armi nucleari puntate verso lo spazio. Nome giusto, obiettivo fasullo. Che cosa si può fare con l'Hercules? Si può lanciare, premendo un pulsante, tanta potenza da distruggere qualunque corpo spaziale in rotta di collisione con il nostro pianeta. Ma purtroppo in questo caso si presenta una circostanza particolare. La meteora ha dimensioni e velocità tali che anche questi potenti missili non otterrebbero lo scopo per intero. Ma fortunatamente i russi, con la stessa preveggenza che ha animato noi, hanno installato anche loro un mezzo di difesa. Non sappiamo ancora come lo abbiano battezzato. Ma sappiamo che esiste. E abbiamo deciso di chiedere ai sovietici di combinare la loro potenza nucleare con la nostra, di modo che insieme saremo in grado di fermare la meteora, colpendola con una potenza smisurata e mettendo così fine alla minaccia potenziale che rappresenta per noi. Vi informo che parlerò personalmente con i russi non appena avrò terminato questa trasmissione. È cominciata la danza. Buonanotte. E che Dio vi benedica. Americani hanno scelto il presidente alchimico?
Он прекрасно умеет превращать лицемерие в дипломатию. Этот алхимик будет нам сейчас звонить. Я полагаю, что нужно дать ему возможность начать переговоры, в которых вы, товарищ Губов, будете принимать самое близкое участие. Но нужно помнить, что это будут только обсуждения. Волга вот-вот выйдет из берегов, а мы сообсуждаем способы плавания. Алло? Passi per il dottor Bradley. Buongiorno, dottore. Ciao. Il generale Adlon è arrivato? Mezz'ora fa. Quanto scendiamo? Fino a una vecchia stazione del metro. Un tronco che corre sotto Lazzo. Abbiamo convogliato tutto il materiale senza che nessuno ci vedesse e abbiamo risparmiato miliardi. Perché non scegliere un posto più qualificato come Houston? Qui abbiamo facile accesso al centro telecomunicazioni, che è proprio sulla nostra testa. Inoltre nessuno nel pieno delle sue facoltà può pensare che la centrale di una formidabile potenza distruttiva si trovi nel sottosuolo di New York. Il signore è il dottor Bradley. Posso vedere il passi? Vuole firmarlo, per favore? Grazie. Dottor Westcott, del controllo centrale, chiami l'8124. Dottor Westcott, del controllo centrale, chiami l'8124. La dottoressa Kate Churchill è desiderata al reparto cronografico. Base 1, chiama centrale di controllo. Base 1, chiama... Generale Adlon, i miei complimenti. Grazie. Ho un messaggio per lei. Di norma lavoriamo con 25 elementi, ma data l'attuale emergenza ho mobilitato tutto il personale. Ah, buone notizie. I russi hanno accettato. Faccio ufficialmente presente che secondo me ammettere i russi in questo centro rappresenta un grave errore, di cui un giorno gli Stati Uniti potrebbero pentirsi amaramente. Vorrei conoscere qualcuno del personale. Volentieri. Generale, posso usare il suo ufficio un momento? Certamente, vengano. Il nostro capo ingegnere, Rolf Mannheim. Ah, dottor Bradley, lei ha insegnato a un mio nipote nel Massachusetts, all'Istituto di Tecnologia. Beh, Mannheim? Sì. Molto intelligente. Oh, grazie. Insegnerà a me fra un paio d'anni. Tutte le stazioni diano il segnale di riconoscimento. La signora è addetta all'analisi delle traiettorie, Jane Watkins. Molto salve. Bene. Immagino che le lavori con l'1180. No, è un 360 con memoria di tipo speciale. Ho capito. Farò a lei e al suo cervellone molte domande. E noi le daremo molte risposte immediate. Super controllate. Il mio assistente, Alan Marshall. Dottor Bradley, scusi se la disturbo, ma ho Sir Michael Hughes dell'osservatorio di Jodrell Bank sul monitor. Vuole parlare un attimo con lei. Con permesso. Bill Hunter, addetto ai collegamenti. Piacere. Con chi siete collegati oltre l'Inghilterra? Hong Kong, Arecibo e l'Australia. Buongiorno, Michael. Buonasera, Paul. Non pensavo di vederti prima di Wimbledon. Ammesso naturalmente che ci sia Wimbledon. Che notizie puoi darmi? Stiamo aspettando i primi frammenti entro le 24 ore, ma ho paura di non poterli avvistare, a meno che non arrivino a grappoli, saremo a vedere. C'è altro? Niente per il momento. Volevo soltanto mettermi in contatto con te. E ci resterò costantemente. Ti saluto. Paul! L'astrofisico russo di cui avevi parlato. Il dottor Dubov. Arriva stasera a Washington alle 7:30.
siamo lieti di averla qui. Dottor Dubov, ogni generale va a svegli stessi. Spasiba. Grazie. Lui presume che lui sia una presume che questa sia un'esatta del riproduzione del satellite e del suo allineamento. Gli може бути таке направлення ракет. Простая случайність. O il puntamento di quei missili. O il puntamento di quei missili è solo occasionale? Non sono autorizzato a fornire simili informazioni. Пожалуйста. Спасибо. Он не готов сам выдать такую стратегическую информацию. Ha tradotto bene? Sì. Какую несоту дарную силу? Prego. Grazie. Quale potenza d'attacco comporta? Preferirei che queste notizie gliele desse il dottor Bradley. Он хочет, чтобы доктор Брэдли ответил. Buongiorno. 14 missili, ognuno dotato di una bomba da 100 megaton. Benvenuto a New York, dottor. Sono lieto di averla qui. Bisogna fare sempre questi doppioni. È la normale procedura. Come si fa a sapere se la traduzione è fedele? Intanto direi di cominciare a fidarci uno dell'altro. Altrimenti è inutile essere qui. E poi, dovendo scegliere, preferirei la brunetta. Oh, la brunetta si chiama Tatiana Nikolaevna Donskaya. L'ho detto giusto? Perfettamente. Astrofisica e fedele traduttrice del dottor Dubov. Molto piacere. Piacere mio. Il capitano è il traduttore russo del generale Adlon. Salve. Salve. E dato che mi sembra che qui siamo in soprannumero, chiedo permesso a tutti. Signor Sherwood, ho bisogno di parlare con lei. Può strillare quanto gli pare. È stato ignorabile. Crede di non essere simpatico al generale Adlon. Generale, lo so che è difficile per lei, ma io le signor Sherwood, se... un quarto d'ora fa ho parlato col ministro della difesa, il quale mi sembra molto più cosciente di lei della gravità della situazione. Ma il ministro... I suoi ordini sono i seguenti. Non ci sarà variazione nel puntamento dei missili finché i russi non ammetteranno di averli anche loro e non converranno anch'essi di modificarne l'allineamento. Sono stato chiaro? Senta... Faccia riprodurre un centinaio di copie di quel promemoria. Le passi ad altrettante persone a Washington. E poi organizzi un centinaio di riunioni per discuterlo. A quel punto la meteora ci avrà già investiti. E noi non avremo più nessun problema. Я не собираюсь критиковать, но вам нелегко будет поразить метеор. Поеколовками направленными на СССР. Il dottor Dubov non intende criticare, ma dice che non vi sarà facile colpire la meteora se i missili sono puntati contro il nostro territorio. I nostri si chiamano Hercules, i vostri come? Они называют свой спутник Геркулесом. А как называется ваш? Как можно называть то, чего нет? Com'è possibile dare un nome a qualche cosa che non esiste? E chi ha inventato questi sigari chiamati Pietro il Grande? Con le testate puntate contro di noi. Тогда кто же назвал его Петром Великим? Его боеголовки нацелены на Америку. Возможно, китайцы. I cinesi, probabilmente. Dottor Dubov, scopriamo le carte. Un их problema. Se i vostri missili non esistono, possiamo chiudere bottega. Если Петра Великого нет, то делать нечего. Se invece esistono... А если бы он существовал... Ho bisogno di sapere come sono armati. Им нужно знать, какое на нем было бы оружие. Quanti sono? Где бы она находилась? E di quali frequenze dovremmo servirci per sincronizzarli con gli Hercules? И на каких частотах они могли бы координировать его с Геркулесом? Dunque, per una pura discussione accademica... Только для обсуждения. Да, я понимаю важность ваших вопросов. К
comprende l'importanza della sua domanda. Ma solo se ci fossimo imbarcati nella costruzione di un'arma così illegale? Solo in questo caso potremmo teoricamente rispondere alle sue domande. Allora, lei sarebbe disposto, teoricamente, è chiaro, ad elaborare con me l'allineamento dei nostri satelliti? Sì, lui è disposto. Ma prima di questo, vorrei sapere quanti missili avete e di quale potenza. Sedici razzi con la stessa potenza in megatoni dei vostri Hercules. Cioè proprio quanto basta. Teoricamente. La parola al primo oratore iscritto nella lista, il rappresentante del Canada. Ci sono giunte notizie che una perturbazione delle proporzioni di un grosso sisma si è verificata in una località della Siberia. Ritengo che noi tutti qui siamo al corrente del fatto. Ma vorrebbe il delegato russo dirci gentilmente qual è stata la causa del fenomeno? Signor Presidente, le chiediamo il permesso di ritirarci per poterci consultare al più presto con il nostro governo. Le elaborazioni sui dati pervenutici ieri dall'osservatorio di Jodrell Bank sono già a disposizione presso l'archivio centrale dati. Al prossimo segnale saranno le ore 23 esatte e saremo in normale prova di telemetria numero 36. Ciao. Ti è riuscito di dormire? Un paio d'ore. A te com'è andata? Ho giocato a Ramino e ho perduto. Com'è l'interprete russa? Molto carina, competente. Girare al largo. Mi lasci così? Ci avviciniamo all'ora X più 6 minuti nella prova di controllo assetto AC21. E tutti i monitor di stazione sono in funzione. Tenga, si diverta. Ho fatto mettere lenzuola pulite al posto delle coperte militari nel suo letto. È stata molto gentile. E le ho procurato anche del sapone decente, perché usare quello che ci passano qui è come lavarsi con la carta vetrata. Grazie. Molto bello il suo foulard. Grazie. Il signor Jim Jackson è pregato di presentarsi all'ufficio centrale sicurezza. Attacco, Stella.
Dice che è in difficoltà per il fuso orario. E lei come sta? Io sto benissimo. Gli addetti all'analisi di volo esamineranno i problemi del controllo assetto domani mattina alle 8 nella sala conferenze. La signora Linda Watson è attesa nella sala attrezzi numero 1. Lo devo svegliare? No, lo lasci dormire. Prende caffè. Comandi successivi per aggiornamento assetto sono memorizzati negli Hercules. Da quanto lavora con lui? Lo conosco da 10 anni. Ma lavoro con lui solo da 5. Perché ha scelto l'astrofisica? È lei che ha scelto me. Cioè? Lavoravo come centralinista in un centro per il controllo dei voli nel cosmodromo di Baikonur, nell'Asia centrale. Conosco la vostra lingua perché da bambina mia madre mi dava da leggere libri stranieri dicendomi che un giorno gliene sarei stata grata. E aveva ragione. Vuole uno di questi? No, grazie. Continui. Poi, circa 10 anni fa, alcuni studiosi stranieri vennero in Russia per incontrarsi con dei nostri tecnici. Alexei Alexeyevich, il nostro bel addormentato, aveva bisogno di qualcuno che gli traducesse e richiese me. La sua doppiatrice. Finito quel lavoro, Dubov mi chiese di rimanere con lui come interprete e sua terza assistente. Allora era sposato con Olga Liseyeva, la sua prima moglie. Quante ne ha avute? È alla quarta. Dorme sola attualmente, ma succede molto di rado. Tatiana, sa che è piacevole parlare con lei? Grazie. Ma stiamo parlando da quasi 2 giorni. No, non dicevo parlare con lei, Dubov. Dicevo parlare con lei, lei. È molto graziosa. Grazie di nuovo. Allora? Cosa? L'astrofisica. Ah, mi resi conto che lo spazio mi affascinava. Alexei Alexeyevich se ne accorse e mi incoraggiò. Mi raccomandò perché andassi all'università. E quando ritornai, avevo preso la laurea. Allora conobbi mio marito. È sposata? Era un cosmonauta. Siamo stati insieme per 3 anni. Un giorno partì per una missione esplorativa e ha perso la vita. E adesso c'è qualcun altro? Niente di serio. Almeno credo. Dottor Bradley, Sir Michael è apparso sul monitor di Jodrell Bank. Ci sono meteore in arrivo sull'Europa centrale. Ciao, Paul. L'osservatorio del Lazio riferisce che c'è un grappolo di meteore in avvicinamento sull'Italia centrale, abbastanza grande da essere seguito con gli strumenti. Velocità di avvicinamento 15.000 metri al secondo. Tutto il grappolo si è disintegrato. L'osservatorio riferisce che neanche una è riuscita a passare. Tutto il fenomeno si è risolto in un gigantesco fuoco d'artificio. Grazie, Michael. È veramente un'ottima notizia. Speriamo che continui sempre così. Speriamo davvero. Bradley! Direi che ormai l'emergenza è stata superata e possiamo annotarla tranquillamente tra i fatti del giorno. Peccato che il mondo per causa vostra sia piombato inutilmente in uno stato di panico. Ma lo ha voluto lei, dottor Bradley. Un semplice gioco d'artificio. Cerca di far capire a quel deficiente che Orfeo non si disintegrerà. Perché è troppo grosso. Abbiamo già abbastanza grattacapi, generale. Non ci affligga con ulteriori sciocche considerazioni da parte sua. Neanche una delle vostre previsioni di calamità si è avverata. Restando a come la vedo io, non si avvererà mai. Quando il buon senso prevarrà, il presidente avrà restituito il comando di questo centro a me. Soltanto allora!
rimetterò piede qui dentro. Дуга кикся порцу, это будет так кружаться! Да что же это такое, черт возьми! Я позвоню им посольство и скажу пару теплых слов. Идете, дурни безбожные! Vuole telefonare all'ambasciata russa di Washington. L'Unione Sovietica non è ignara della gravità dell'attuale situazione. Abbiamo perciò deciso di aggiungere alla potenza degli Hercules la considerevole potenza di cui anche noi disponiamo. Un satellite elaborato prima ancora che gli Stati Uniti costruissero i loro. Però quest'arma è stata progettata e costruita a scopi di difesa contro possibili disastri come quelli che dobbiamo fronteggiare ora. E da questo scopo soltanto. L'Unione Sovietica sarà sempre favorevole a qualunque operazione il cui principale obiettivo sia il benessere del genere umano. Pietro il Grande. E al buon senso russo che ha messo da parte la burocrazia. Viva Pietro il Grande. Я, я хочу сказать, Борислав по-английски. Я их услышал от таксиста. Il dottor Dubov vorrebbe ripetere qualche parola che ha sentito dire da un tassista nell'ultima sua visita in America. In culo al diavolo. Effettuata correzione dell'assetto. Situazione normale.
Stark, qui parla Colston. C'è un'interruzione del riallineamento. Prego provvedere. Probabile difetto nella regolazione. La molla del relè sul missile numero 3 potrebbe essere bloccata. Urge riorganizzare. Lanciate comando di arresto e aggiornate la teleguida tenendo conto del ritardo nei sistemi di accensione. Ricevuto. Rivedete tutti i calcoli. Per tutti gli altri Hercules, i sistemi del primo stadio sono pronti. Correzione assetto. Correzione assetto effettuata. Situazione normale. E adesso aspettiamo finché non l'abbiamo proprio davanti. Ore 7 di domenica. Delle Alpi svizzere. Ma solo adesso si comincia a intravedere la gravità del disastro verificatosi. Una sciagura simile non ha precedenti. Ci sono state valanghe e bufere che hanno distrutto interi villaggi. Ma mai niente delle dimensioni di quanto è accaduto oggi. I soccorsi stanno arrivando da ogni parte del mondo. Ambulanze, elicotteri, attrezzature di emergenza e rifornimenti. I corpi delle vittime sono stati riuniti nelle chiese, nelle sale dei municipi. I sopravvissuti vengono avviati negli ospedali per le cure e la rianimazione. C'è sempre una folla di sciatori e di gitanti qui in questa stagione dell'anno e non è facile giungere al conto delle vittime, tantomeno alla loro identificazione.
Si pregano perciò caldamente tutti coloro che hanno motivo di ritenere che parenti o amici fossero dislocati in questa zona in queste ultime settimane di presentarsi immediatamente all'ufficio emergenza svizzero che è stato appositamente aperto a Zurigo, in Bahnhofstrasse. La tragedia è stata resa ancora più pesante dalla perdita di 12.000 partecipanti alla marcia longa che aveva avuto inizio dal passo del Maloja poco più di un'ora prima che la meteora precipitasse. La squadra di operatori che ha ripreso queste scene è partita in elicottero appena pochi minuti prima del disastro. Dovunque nel cervello del pubblico si pone la domanda: cosa succederà ancora? Come finirà con la meteora prevista per domenica che si sta avvicinando alla Terra a circa 50.000 km all'ora? Si può solo sperare nell'assicurazione data dal presidente degli Stati Uniti, il quale ha dichiarato che siamo in buone mani. Vi ha parlato Osman Ragheb da Zurigo, che ora restituisce la linea agli studi ABC di New York. Dio mio, è terribile. In parole semplici, signor Sherwood, quale procedura seguiremo? I missili stanno orbitando con la Terra a 36.000 km fuori nello spazio. Trovandosi in orbite differenti perché possano raggiungere il bersaglio insieme, dovranno essere lanciati in momenti diversi. I missili russi prima e 40 minuti più tardi gli Hercules. Approssimativamente 2 ore dopo essi esploderanno in un punto stabilito del loro obiettivo. Se qualcosa non funziona? Beh, i razzi una volta lanciati viaggiano seguendo gli impulsi del loro sistema elettronico di direzione. E se questi sistemi funzionano perfettamente, allora nessun problema. Ma se succede un guasto... Quali probabilità? Signor Presidente, non abbiamo mai eseguito questa operazione. Che dire? Può indovinare lei quanto me. E se va male? La meteora colpirà la Terra 2 ore dopo. Coraggio, signor Sherwood. Cerchi di farcela. Eastern Standard 250.49. Ripeto, Eastern Standard 250.49. 3422 in avvicinamento. Il dottor Driscoll è desiderato al reparto cronografia. Centro Houston a osservatorio spaziale. Standard 22430. Ripeto. Centro Houston a osservatorio spaziale. Standard 22430. Paul Denver, chiami il 74860. Osservatorio spaziale ricevuto. L'ho lavato e stirato pensando che le facesse piacere di averlo. Jane. Nessuna. No, ho voluto solo vedere se ha avuto il tempo di mangiare. Sì, ho preso un caffè. Servirà solo a renderla nervoso. È meglio mandare giù qualcosa. Ha proprio ragione. Andiamo alla mensa. Che bel foulard. Grazie. Quanti figli ha, dottore? 2, maschio e femmina. Ma come sa che sono sposato?
L'ho chiesto al signor Sherwood. Mi ha detto anche che lei e sua moglie sono separati. Non è molto riservato, Sherwood. Non le dispiace che gli ho chiesto notizie di lei? No, tutt'altro. Avrei chiesto anch'io al dottor Dubof di lei, sì. Solo che il mio russo è poco valido. Vuole un caffè? No, grazie. Cos'altro vuole sapere? Sarebbe poco carino chiederlo. Non faccia complimenti. Perché vi siete separati? Niente di particolare. È successo così, sa. Non c'era più dialogo né interessi comuni. Cioè, quello che qui in America chiamiamo incompatibilità. Si chiama lo stesso in Russia. Missia Mistimiet. Il suono dà anche l'idea. Ha mai pensato di trasferirsi altrove? No, non direi. Proprio mai? Beh, qui vivrebbe bene. Abbiamo tutto. Energia scarsa, scioperi, disoccupazione, sommosse e un'elevatissima criminalità. Dottor Bradley, Yamashiro sul monitor di Hong Kong ha riferito di un altro meteorite. Sì, Clyde. Abbiamo ricevuto proprio ora una comunicazione da un aereo passeggeri in volo sul Pacifico. C'è stata un'esplosione in un punto dell'oceano e lo spostamento d'aria ha causato avarie. L'aereo si sta dirigendo su Taiwan per un atterraggio d'emergenza. Sembra che un'onda gigantesca, alta una trentina di metri, avanzi rapidamente verso Hong Kong. La misurazione a mezzo radar dell'onda ha confermato la sua altezza in oltre 30 metri. La velocità si mantiene costante, circa 1000 km l'ora. E questo 15 minuti prima che arrivi. Lo sento benissimo, scappate! È inutile! Ferma il grosso meteorite! Fermalo! Nel giro di 15 minuti verranno lanciati i missili russi.
E 40 minuti dopo anche i nostri Hercules saranno lanciati. Insieme colpiranno la meteora per deviarla in un'orbita innocua, dalla quale non potrà minacciare la Terra. È domenica. Restate in casa. Abbiate fede. Non si può fare nient'altro che aspettare. Vi informeremo quando il pericolo sarà passato. Procedure di lancio effettuate. Bene. Siamo pronti al lancio. Ricevuto. Pronti per l'accensione. Accensione in orario. Ricevuto. Accensione in orario. Seguire la luce rossa. Mancano 30 secondi. 28. 26 secondi. 25. 0614. Mancano 18 secondi. 15 secondi. Mancano 12 secondi. 10. 7. 6. 5. 4. 3. Accensione. Partiti. Nessun problema. Volo regolare. Soffariacchi. Beugef Cucci. Signora Donskaya. 420 in avvicinamento. Vuole essere così gentile da esprimere le mie congratulazioni al dottor Dubov? General Adlon vas pozdravljaet. Le mie scuse, Bradley. Avevo sbagliato tutto. 410 in avvicinamento. Qualunque cosa possa fare, sono a disposizione. Grazie. Io sono in ufficio se avete bisogno. Non abbiamo ancora ricevuto informazioni sulla traiettoria, ma tutto sembra procedere regolarmente. Mancano 3 minuti al lancio degli Hercules. Tutte le stazioni riferiscano sulle fasi di accensione degli Hercules. Motore dei missili funzionanti regolarmente. Parametri regolari. Hercules puntati correttamente. Tutti gli impianti a terra hanno confermato che gli Hercules hanno ricevuto e memorizzato gli ordini di lancio. Dica, professore. Ho paura di avere brutte notizie. Vorrei parlare col dottor Bradley. Subito. Dottor Bradley, Sir Michael vuole parlare con lei. Tutte le stazioni riferiscano i tempi di avvicinamento. Abbiamo rilevato un altro meteorite, molto grosso. Direzione? L'America, a metà della costa orientale. Cioè noi? Molto vicino. Per quando? Questione di pochi attimi. Vuoi anticipare gli Hercules? Escluso. Aspetta. In arrivo fra 30 secondi. State pronti. In arrivo fra 25 secondi. Aspettiamo. Se non li lanciamo e quello ci viene addosso. Ricevuto 410. I missili russi da soli non saranno sufficienti. Aspettiamo.
procede in orario. 57, 56, 55 secondi. Limite esterno. Luce accesa. 40 secondi. Conteggio procede. 32 secondi. Procede. Attenzione!
Venite, aiutiamo. Qui. Spostali. Attenti. Su. Su adesso. Vai piano. Piano, piano. Ecco. Così. Ancora, ancora. Di qua. Lasciati. Tanta, ma il dottore qui. Dobbiamo spostare questo passo. Non ce la facciamo. Niente da fare. Da un'occhiata. Osservatorio che riferisce al centro di Houston. Motori accesi su tutti i missili. Tutti i satelliti seguono fedelmente i comandi memorizzati. Sempre Easton. Situazione perfetta, tutti i razzi funzionano. Impatto previsto fra 66 minuti. Continueremo a fornire informazioni fino alla conclusione. Non abbiamo nessun contatto con New York. Voi li avete sentiti? Nulla dal centro. Il resto della città è un mucchio di rovine. Niente. Dottor Bradley, può venire un momento, per favore? Statemi a sentire tutti quanti. L'uscita della mensa è bloccata. Ma possiamo passare dalla stanza degli attrezzi. Servono delle torce elettriche. Tu va avanti col gruppo. Io rastrello gli isolati. Andiamo tutti verso la galleria del metrò. Attenti qui, attenti! Piano, aiutami. Vieni, gli altri aspettino qui.
canale. La telemetria dei missili russi indica che i razzi numero 4 e numero 7 hanno funzionato male. Mi informano che due missili russi sono andati perduti. Che pericoli corriamo? Il margine di sicurezza è di 5. Quando tutti i missili si saranno riuniti, attaccheranno la meteora in 3 ondate successive. 35 minuti e 42 secondi all'impatto. Sì. Tutto bene, Harry, ma una vettura del metrò blocca la galleria. Chiama gli altri. Sfondando tutto. Dentro il vagone! Fate presto! Da questa parte, avanti! Sbrigatevi! Nel vagone! Thank you.
Coraggio, 14 minuti all'impatto. 14 minuti. Gradi. Perduto uno degli Hercules. Quanto manca? Tempo per l'impatto 13 minuti 29 secondi. Ha detto che quando lei verrà a Musk troverà la metropolitana molto più pulita. Ci verrà solo se mi invita. Quanto manca? 3 minuti. Minuti e 40 secondi. Non risultano ulteriori avarie. Che Dio ci assista. Gli elicotteri che sorvolano la città comunicano che i danni sono incalcolabili. Tutte le locali stazioni radio e TV sono completamente fuori uso. Noi della WATV del New Jersey continueremo a tenervi informati nel corso della giornata. Questione di secondi.
Interrompiamo il collegamento sul disastro di New York per passarvi un comunicato ufficiale che riceviamo in questo momento da Houston. 3 minuti fa, alle 10:38, i missili raggruppati degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica hanno colpito la meteora che per 5 giorni ha viaggiato contro di noi. Il pericolo è scongiurato. Silenzio! Un momento, state zitti! Questo per le meteore piccole. Padare che comanda i Dodgers. Meteore. Nel 1968, presso l'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, venne elaborato un progetto inteso a scongiurare il potenziale pericolo che una gigantesca meteora entrasse in rotta di collisione contro la Terra. Questo progetto venne chiamato Progetto Icaro.